Chiedo scusa se si vedrà un po' di emozione, sono Mr. Rocco, siamo alla quarta giornata di casting, una giornata meravigliosa, lo capirete subito amici di Misto Polini, perché vi presento subito l'aspirante Misto Polini numero 52. 52, fai vedere la mano, fai vedere, guardate la mano come trema perché siamo tutti e due emozionati, tu sai il perché? No, non lo so perché. Neanch'io, però dobbiamo farlo lo stesso. Siamo emozionati, siamo molto emozionati. Allora, nome e cognome? Sara Schwagel. Sara? Sara. Schwagel. Schwagel. Difficile, è difficile. Vabbè, però un bel nome, particolare. Che origini ha? Sloveno, austriaco, di qua. Già. Yeah. Alla fine. Ho capito. Hai un look molto, tra l'altro, tedesco. Eh sì, è tutto merito di Silvia, che mi ha fatto il capello biondo. Però stai bene, eh? Sarei mora io di mio, però vabbè, vedi che c'è la ricrescita, vedi che bello. Però stai molto bene. Ultima moda mi dicono, eh. Ho capito. Allora, Sara, età? 27, sono vecchissima. Vecchissima, allora io sono un nonno. In questo ambiente più o meno, no? Sei giovane, li porti anche molto bene. Che, sì, no. È vero? La ruga? La rughetta, però tu sai che c'ha sempre il suo fascino. E come no. Scusa, ma ogni volta che faccio le interviste e fanno vedere gli scatti delle mie facce strane, mi viene da ridere. Ma lui si è abituato anche con me, no? Faccio le facce anch'io, uguale, tranquillo, non preoccuparti. Tanto siamo simpatici. Siamo molto simpatici. Allora, raccontaci un po' di te, Sara. Chi sei? Studi? Lavori? Io ho studiato fino all'anno scorso, mi sono laureata in storia dell'arte, ho studiato un sacco, tantissimo, eh? E adesso sto iniziando a lavorare. E vorrei lavorare in un museo prima o poi, oppure mostre, queste cose qua. Ho fatto anche cinema, mi piaceva. Cioè, non che ho fatto cinema l'attrice, No. Ho studiato cinema. Però potresti fare l'attrice. Sì, mi piaceva fare il critico cinematografico, però, insomma, vediamo quello che succederà. Ho capito, però mi sembra una ragazza molto grintosa, hai tra l'altro anche uno studio molto importante alle spalle. Eh sì, bisogna. In Friuli ci sono diverse strutture e musei dove potresti collocarti o no? Sì, è vero, però sai che i fondi statali scarseggiano, ultimamente. Vuoi che ci metta una buona parola? Ti prego, vai tu a parlare, vai. Vuoi che parlo qui io con qualcuno, con qualche amico mio? Vai, che se hai intrallazzi, vai che va bene. Allora, vabbè, al di là di questo che te lo auguro, perché sarebbe una bella cosa vivere nell'arte. Come no, sì. Però anche vivere nella moda è bellissimo. È vero, perché anche la moda è un po' arte, è vero, eh sì. In questi ambienti conosci tante altre ragazze, conosci gente come... Come te, sì. E quindi? E quindi viva la moda. Viva la moda. Senti, il tuo sogno del cassetto ce l'hai quindi? Hai già un sogno che prevale sugli altri? Sì, arte oppure l'artista, io mi diletto a dipingere, per cui sai, sì dai, tutti vogliamo vivere di arte, no? È la cosa più bella del mondo, fai quello che ti piace, ti pagano pure. È vero. Poi, sei una ragazza a tutto fare, eh? Tuttologa, un po' tutto. Senti, ma sì. Dal punto di vista affettivo, sì. Sara, sì. Com'è? Bene, punto di vista affettivo, io mi sono innamorata tantissimo. Eh sì, ma sai che noi donne siamo così, noi ci innamoriamo tantissimo, sì. Sei innamorata da quanto tempo? È un annetto, un po' di più, sì. Quindi sei ancora nella fase della passione? Sì, ma non finirà la fase della passione, continuerà per un bel po', altrimenti non ha senso. Giustamente. No. Allora senti, cara Sara, ben arrivata a Misto Polini, sono proprio contento di trovare una ragazza molto alla moda, eh? Non lo dico, anche con un certo portamento, chi lo sa che magari questo ti possa aiutare. Vedremo, dai. Ho fatto un po' per scherzo, un po' per gioco. Vediamo come va. Le cose nascono sempre così, quelle cose importanti. Per scherzo, per gioco, per curiosità. È vero, l'ho già sentito in giro. Infatti, peccato che non è vero. No, scherzo, è vero. È una cazzata. Allora, quella è la telecamera. Adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Vai, Sara, vai. Beh, saluto tutti i triestini, monfalconesi, staranzanesi, tutti quelli del Friuli Venezia Giulia e buona estate. Divertiti e in bocca al lupo. Grazie, carino. Ciao. Ciao.